colore delle foglie che sono cadute, dalla percentuale di umidità, dalla temperatura dell'aria e dal profumo che sento e che percepisco, considerando soprattutto che è il 2 novembre e che in questi giorni ha fatto delle splendide piogge, concludo che è il momento dei momenti, il momento che come tanti momenti aspetto fino a quel momento. È giunto il momento di immergermi nei boschi per, non dico neanche cercare, perché so già che li troverò, per raccogliere i fiori del sottobosco. Quindi stivali. Il mio amatissimo coltellino da funghi, zaino, le coccole a leone, è meglio non portarlo perché con le ortiche e con le spine, poverino, il suo pelo si impiglia dappertutto. Oh, povero cucciolo, con tutta questa pelliccia pelosissima non può entrare in mezzo agli sterpi e ai rovi. E però poi faremo una passeggiatina extra, ok? E adesso facciamo anche un bel gioco. Quale sarà il gioco di leone? Chi lo sa? Non l'abbiamo mai visto, eccolo qua, è l'unico gioco. Questo è un ottimo segnale, quando i chiodini spuntano perfino sul bordo della strada asfaltata significa che la grande fioritura è ormai imminente. Questi purtroppo sono già troppo avanti, quando il chiodino si apre, a meno che sia proprio ancora molto consistente, non è più un fungo molto appetibile. Però innanzitutto rimane, come detto, un ottimo segnale che indica che il momento è giusto. Ma ci tengo molto a difendere e valorizzare la bellezza e la bontà dei funghi chiodini, che non sono molto diffusi né dal punto di vista commerciale né alimentare. Sì, ogni tanto il risotto con i chiodini con la polenta come contorno di altri piatti, e molti neanche li raccolgono. Perché? Perché non sanno come valorizzarli. Significa saperli cucinare, c'è un segreto, non è neanche semplice da capire, che io rivelerò dopo averli raccolti, quando faremo la seconda parte di questa clip dedicata ai miei amatissimi chiodini, tra l'altro in una giornata in cui i colori dell'autunno, 2 novembre, ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando. Colori dell'autunno, tavolozza d'autore, mi immergo nel bosco. Anche questi sono un po' avanti, ma è comunque un ottimo indizio che mi segnala che quelli buoni, novelli, sicuramente si nascondono
da qualche parte. Mi ricordo qualche anno fa, io dico qualche, sto parlando di più di 50 anni fa, quando eravamo in montagna e mia madre diceva a mio padre: uscite a prendere un po' di funghi. Non diceva uscite a cercare i funghi, a prendere i funghi. E mio padre prendeva il secchio, quello del bucato, andavamo nel bosco dietro casa e prendevamo solamente i porcini più grandi, perché i funghi a quell'epoca erano come le margherite, quando era il momento di crescere spuntavano e crescevano, li trovavi dappertutto. Se ce n'era uno un po' piccolino lo osservavo e mio padre mi diceva di fare qualcosa, io facevo una specie di bandierina con un legnetto e delle foglie per ricordarmi che lì c'era un fungo che stava crescendo. Poi un giorno sono arrivate le ruspe, io ho la psicosi delle ruspe, hanno tagliato il bosco per costruire una strada, hanno gettato l'asfalto e da quel giorno in poi non si è più visto un solo fungo. Per questo, per dire quanto è delicato l'ecosistema. Non è che tu fai la strada qui, i funghi non crescono più qui, ma crescono là, non sono più cresciuti in tutta la montagna. Queste sono le grandi opere d'arte della natura. Massima importanza alla pulizia del fungo sul posto, così tutta quella parte di gambo e di micelio che tanto non sarebbe comunque commestibile torna nel terreno e aiuta a creare un domani l'habitat per delle nuove nascite. Soprattutto porterò a casa i funghi già puliti, pronti per una sciacquata e quindi per essere cucinati. Il chiodino è un fungo molto generoso, quando fiorisce crea questi grappoli enormi, in alcuni casi ho visto un'intera città del fungo, una decina di metri con su decine, centinaia di colonie. Chiaramente bisogna avere l'accortezza di seguire l'andamento del meteo e quindi grande attenzione ai ritmi del bosco, pioggia, sole, temperatura, e poi magari seguire con attenzione appena arrivano i primi chiodini. Li abbiamo visti lungo la strada stamattina mentre ero in giro con Leone, passeggiavo, li ho visti e ho detto: questo è un segnale ben preciso, è il momento. Questa è una piccola fioritura, sono piccoli nuclei familiari, però questi sono solamente 5 o 6, ma grazie alle piogge hanno una consistenza molto tonica, sono proprio gonfi, sodi. Quelli troppo grandi come questo li lascio qui affinché possano riprodursi il prossimo anno. Questi che sono cresciuti
direttamente sul tronco hanno preso una tonalità più scura e sono marroncini. Quelli più piccoli chiaramente li lascio crescere e sviluppare. Si scivola! Sono abbastanza allergico alle regole, però quando cammino nel bosco mi sono dato una regola categorica: il coltellino deve essere sempre, ripeto, sempre chiuso quando cammino. Mai camminare con il coltellino aperto, anche se siamo in apparenti condizioni di sicurezza, perché nel bosco si scivola. Tante volte sono scivolato, è già pericoloso per sua natura scivolare, ma scivolare con un coltello aperto in mano potrebbe essere molto, ma veramente molto pericoloso. Lasciamolo chiuso. Questo è solamente un primo raccolto entry level. Tra l'altro con le telecamere nel bosco chiaramente sono più concentrato a fare le riprese che a cercare funghi. Come prima cosa, quindi, come mia abitudine, il momento della condivisione. Mirko è il nostro angelo custode, si prende cura di noi, ci sorveglia, ci protegge, ci custodisce, e quindi in premio, no, io in ogni caso comunque, possiamo condividere, grazie, le cose che trovo. Questi sono funghi chiodini qui dei nostri boschi, sai cucinarli? Sì. Non ci credo. Sì. Ottimo, grande Mirko. Qui siamo in zona VIP. E i VIP non sempre ci sono. Adriana! I VIP a quest'ora sono impegnati chissà dove. La dose di Adriana la lasciamo qua, sulla cassetta della posta. Zona super VIP, concludiamo il nostro tour della condivisione con Gloria! Se i VIP a quest'ora sono chissà dove, i super VIP ce li possiamo dimenticare. Quindi anche per Gloria mi sa che devo ricorrere alla consegna a domicilio. Sì, 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 sì.